Yarik Arrisi ha incontrato Ilenia. Immediata smentita del figlio di Albano, notizia falsa. Dago Spia lancia la bomba di un presunto incontro tra Yari e sua sorella Ilenia a Santo Domingo, dopo oltre 25 anni della sua misteriosa scomparsa a New Orleans. Nulla di vero, purtroppo. Lo stesso figlio di Albano e Romina Power si è affrettato a chiarire, notizia speculativa completamente falsa. Yari sta però lavorando a un programma in onore di Ilenia. Yarik Arrisi, figlio di Albano, spiega di aver avuto modo di incontrare di persona sua sorella Ilenia scomparsa da decenni in gran segreto. La notizia lanciata da Dago Spia è una vera e propria bomba che rischierebbe di ribaltare quanto si sa su un caso di cronaca doloroso e irrisolto dall'inizio degli anni 90. Rischierebbe, per l'appunto, qualora fosse vero. Purtroppo invece, il figlio di Albano e Romina Power si è affrettato a smentire quella che è solamente una fake news, probabilmente frutto di un fraintendimento. La smentita di Yarik Arrisi. Yari, infatti, non ha mai parlato con la sorella. Questa notizia speculativa è completamente falsa, ha scritto su Instagram Stories il secondogenito di casa Carrisi, che aveva 20 anni quando Ilenia scomparve. Nessun incontro a Santo Domingo, dunque, con lei che avrebbe spiegato di non voler tornare sotto la luce dei riflettori. La rivelazione è un nulla di fatto, con il cantante che precisa di avere semplicemente un progetto sulla sorella. Ilenia era la persona più volta, libera da condizionamenti, bella e creativa che abbia mai avuto il privilegio di conoscere. Da quando è sparita ho fatto di tutto per continuare il suo lavoro nello spirito di puri viaggiatori nel mondo fisico e spirituale. Sto lavorando a un programma in suo onore. La scomparsa di Ilenia Carrisi. Ciò non vuol dire che Yari si sia rassegnato del tutto alla teoria secondo cui Ilenia sarebbe morta. La prima figlia di Albano e della Power sparì improvvisamente a New Orleans a cavallo tra il 1993 e il 1994, da allora sono state numerose le indagini e le speculazioni sulla vicenda. La verità non è mai stata chiarita, anche se si ipotizza che la ragazza sia annegata nel Mississippi, in circostanze non chiarite. Su volontà di Albano, ne è stata dichiarata la morte presunta da parte del Tribunale di Brindisi nel 2014. Al contrario, la madre Romina continua a sperare di trovarla. Ospite nel 2019 al Costanzo Show, Yari ha dichiarato di pensare che la sorella potrebbe essere ancora viva, in realtà non ho mai ricevuto nessun tipo di prova al contrario, quindi perché dovrei seppellire mia sorella così velocemente, così facilmente? E comunque lei vivrà per sempre. Vivrà per sempre. Era una luce straordinaria. Ha alzato il livello umano nei miei occhi. È stato impossibile trovare qualcuno che fosse alla sua altezza e che mi ispirasse così tanto.